Salve a tutti, popolo in sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video interessante, sarà breve perché la memoria della fotocamera sta arrivando al limite. Vi voglio... sarà improntato principalmente su che cosa? Molte volte vedo su Instagram, anche su Facebook, comunque su YouTube, differenze fra calcio e football americano, fra calcio e rugby, fra quello e quell'altro. Allora, vi dico, vi faccio un esempio molto blando. C'era l'esempio di un giocatore di calcio a cui veniva fatto praticamente questo gesto all'orecchio e lui cadeva a terra gridando al dolore e quant'altro, eccetera eccetera. Mentre c'era un giocatore di rugby che gli si era lussata praticamente la rotula e con degli schiaffi ben messi, oppure la spalla ben con una manovra autoindotta, possiamo dire così, si è rimessa a posto l'articolazione. Lo sport da uomini, quello e quell'altro, giustissimo. Voi lo sapete, io ho giocato a football americano, è uno sport di contatto pieno, non mi sono inclinato una costola, mi sono rotto un dito, mi sono staccato un gluteo, senza contare i vari strappi a livello muscolare, lividi qua, insomma, ne ho passati non pochi traumi, possiamo dire, graffi, insomma, sono caduto a terra, ero una volta con un braccio mangiato, tutto qua perché sono scivolato sul terreno, quindi mi sono completamente grattugiato sul terreno. Però ragazzi, io vi dico una cosa. Quello che voi vedete all'interno del calcio è purtroppo una vetrina che, dove vengono messi i giocatori, ok, e devono fare semplicemente scena. Io non condivido la motivazione per cui quando ti dicono una cosa così, la schicchera, non so da voi come si dice, comunque questa cosa così, gridi, fai, ti muove e compagnia bella. Però voi pensate, se avete la possibilità di... avere un vantaggio sulla squadra avversaria, perché magari l'arbitro vi vede che siete a terra, allora che è successo, cos'è, ha espulso il giocatore, così, e potete dare un vantaggio proprio numerico, proprio alla vostra squadra, lo fareste anche voi. Voi dite, a sto punto, ma com'è, loro hanno presa per il culo? Certo, perché a nessuno fa male una cosa, alla schicca all'orecchio. Cioè, io ho mio nipote adesso di là, che mentre sto registrando sta guardando Bing fra tante cose, se vado là li faccio così, non sente niente, neanche piange, ma perché effettivamente non fa male. Lo fanno principalmente per ampliare l'attenzione delle telecamere, dell'arbitro, della terna arbitrale, insomma, del team, e giustamente anche dei media, per far sembrare che quello che hanno ricevuto come fallo sia molto amplificato. La sostanziale differenza tra il football e il rugby è che nel rugby, nel football, la possibilità di farsi male per un contatto esiste veramente, e purtroppo non vengono chiamati questi tipi di falli. Però pensateci, io giocando ho notato un sacco di volte che mettevo le mani in posizione regolare per portare il blocco, comunque per uscire da un blocco e quant'altro, l'avversario davanti a me, quello a cui avevo portato il blocco, si lamentava perché l'avevo preso dietro le spalle. Mentre invece non era vero. È una tecnica perché? Perché giustamente dà vantaggio, dà svantaggio alla nostra squadra, vantaggio a loro, e quindi viene sempre chiamata un fallo che magari non sussiste. Il problema è appunto questo. Quindi quando dico una differenza fra quello e quell'altro, no ragazzi, la differenza c'è, è vero, un giocatore di football, un giocatore di rugby continua a giocare anche se c'ha il sopracciglio spaccato o i denti rotti o un braccio rotto. Ma anche perché il football e il rugby ti portano ad avere questa cosa, questa aggressività. Il calcio no, perché ormai i giocatori di calcio, per quanto mi possa piacere come sport, anche se non mi piace chissà quanto, bello perché lo seguo, però non è chissà quanto, vengono viste come bamboline da mettere in campo, trofei, questo è. Quindi se si rompe il trofeo, no, attenzione, dobbiamo sempre curarlo, tenerlo, quindi anche a livello dei media. Principalmente la differenza è questa, ok? Stessa cosa nella pallanuoto, ne ho parlato, tutto quello che succede sotto lo specchio di acqua, sotto praticamente la superficie dell'acqua, non viene contato come fallo, però il giocatore torna a casa con i lividi alle gambe. Chi ha giocato a pallanuoto sa di quello di cui sto parlando, quindi potete darmi conferma.
Semplicemente era questo, ragazzi, mettere un po' di chiarezza. Comunque dite la vostra tranquillamente sotto una sezione commenti, mandatemi un, se volete anche un video messaggio sulle pagine Instagram e Facebook in.sport.fit, comunque trovate tutti i canali in descrizione e parliamone, perché se avete qualcosa da dire io sono ben lieto di poter rispondere e dire la mia. O magari voi avete ragione, magari io stesso non sto pensando a qualcosa a cui voi state pensando. Sì, un gioco di parole, però nel senso magari la vostra opinione può sicuramente illuminare anche, mi può illuminare a me su alcune idee che ho. Quindi ragazzi, io vi aspetto nei commenti, scrivete, commentate, vi aspetto anche su Instagram e su Facebook e come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale e buon allenamento da InSport. Ciao!